Abbiamo trovato qualche difficoltà, non lo neghiamo, ma ora il percorso si dimostra veramente molto facile. Prima foto della giornata, quando riempire il cielo non è perfettamente limpido. Eccoci Flavio, se vai più su arriviamo al rifugio. E stiamo per varcare il confine tra Austria e Italia. Dopo mesi di attesa, finalmente ritorno ad immergermi nella natura, con Flavio e con la mia macchina fotografica come fedele compagna. Ogni passo tra questi sentieri risveglia sensazioni sopite, come il rumore dei passi tra il vento e l'aria fresca che riempie i polmoni. Mentre avanzo, ogni nuovo scorcio tra gli alberi si trasforma in un invito a fermarmi, ad osservare. La bellezza della natura mi circonda, dirompente con la sua semplicità, e attraverso l'obiettivo cerco di catturarne l'essenza. Nella realtà però, in questa prima uscita fotografica non farò tante foto. Ho sentito la necessità di riprendere confidenza con la natura e l'ambiente, come due amici che non si rivedono dopo tanto tempo e devono ristabilire il feeling che avevano in passato. Questa è la libertà, questa è la gioia di esplorare, di vivere il momento presente. La macchina fotografica cattura immagini, ma è il cuore che cattura l'esperienza. Ciao amici, benvenuti in questa nuova uscita dopo tanto tempo. E con questo primo giro sarà molto semplice, mi trovo lago Pramollo, passo Pramollo, è un laghetto molto piccolo, si può veramente girare con la famigliola, molto semplice, breve, però io e Flavio, che finalmente mi sta accompagnando per questa nuova uscita, faremo un giro un po' diverso e vediamo se c'è qualcosa di interessante sia dal punto di vista fotografico ma anche dal punto di vista paesaggistico e comunque escursionistico. C'è ancora un po' di neve lì su sulle montagne, onestamente non me l'aspettavo a questa altezza, però per ora abbiamo principalmente neve sciolta qui nel percorso che andiamo a fare. Ci troviamo in un affascinante luogo di confine tra l'Italia e l'Austria. Mentre ci avviciniamo sempre di più al confine situato in alta quota, il paesaggio assume un fascino tutto suo. Non so voi, ma personalmente trovo questi luoghi estremamente intriganti. Questi spazi rappresentano una realtà unica, dove le tradizioni e le culture si intrecciano in maniera sorprendente. Qui, tra le montagne e boschi, ci si può sentire un po' più liberi, lontani dal tran tran quotidiano, immersi in un contesto dove le differenze si trasformano in punti di incontro. È un percorso facile in questo momento, tuttavia c'è questa situazione con neve, non neve, non si vedono bene i sentieri che non siano proprio quelli principali e principali. Abbiamo trovato qualche difficoltà, non lo neghiamo, ma adesso il sentiero che abbiamo davanti a noi è piuttosto chiaro e semplice, quindi andiamo avanti, ma guarda che panorama, nonostante tutto molto molto carino. Come temperatura credo che qui ci saranno 12 gradi probabilmente, molto caldo tutto sommato, specie se si cammina. Il bello è che con tutta questa pioggia, neve che c'è stata in questo inverno, ci possiamo godere delle mini cascatine durante il percorso, molto carine.
Ci sono dei vantaggi e svantaggi nel fare escursioni in questa stagione. La neve che persiste nelle zone ombreggiate può celare i sentieri, rendendo facile smarrirsi, ed è necessario prestare la massima attenzione per evitare di scivolare o inciampare in buche nascoste. Tuttavia, mentre la neve si scioglie lentamente, la natura si trasforma, creando paesaggi incantevoli, l'acqua abbondante dà vita a cascate spettacolari lungo il percorso, offrendoti una ricompensa visiva che, credimi, giustifica qualche piccolo sforzo e difficoltà. Intraprendere queste avventure, anche se possono sembrare troppo semplici, possono rivelarsi un'esperienza gratificante e un'occasione per ammirare la natura che si risveglia. Ora il percorso si dimostra veramente molto facile. È proprio una passeggiata. Ci godiamo al massimo questa prima uscita tra le montagne. Prima foto della giornata. Di questa situazione mi è piaciuto questo spot. Adesso penso di farlo in verticale, dopo vedremo la fine. Mi piace molto il contrasto sia con questi due alberi che andranno a fare un po' da cornice laterale, le nuvole in alto che comunque sono interessanti e vanno a riempire il cielo che non è perfettamente limpido, e la profondità data dai vari elementi delle montagne a distanze differenti che mi crea uno stacco con la foschia, e questa colorazione, diciamo, l'atmosfera che c'è molto particolare, quasi monocromatica. Eccoci, Flavio. Vedi, se vai più su arriviamo da rifugio. Ed ecco qui un'altra prospettiva, sempre la stessa più o meno, però questa volta la mia intenzione è farla in orizzontale, ancora una volta con questi alberi che fanno da cornice. E mi piace molto la stratificazione, è la cosa più bella di questa scena che abbiamo davanti. Le nuvole, e lì in trasparenza si vede anche una montagna molto molto alta, che sembra quasi confondersi con le nuvole. Queste sono sempre le condizioni meteo che ritengo tra le migliori, perché non c'è sereno puro, nemmeno troppo nuvoloso o troppo piatto il cielo, così è misto. Un po' fastidioso da girare, magari camminare con queste condizioni, però dal punto di vista fotografico sono interessanti. E stiamo per varcare il confine tra Austria e Italia. Ed eccoci qui, 1920, Italia, Austria. Da qui siamo tornati al parcheggio, seguendo il sentiero principale che zigzagava tra il confine italiano ed austriaco. Come ti raccontavo, abbiamo intrapreso un percorso davvero semplice ed abbastanza breve. Questo tratto misura solo 3 km con un dislivello di 120 metri, quindi fondamentalmente si tratta di una passeggiata. Ma come ti menzionavo inizialmente, il mio scopo principale oggi era quello di riconnettermi con un ambiente dal quale mi ero allontanato da tempo. E ti confesso che nonostante l'assenza prolungata, mi sono sentito immediatamente a mio agio, quasi come se non l'avessi mai lasciato. Oggi però, la nostra avventura non si è limitata a questa sola escursione, e questo è stato soltanto un riscaldamento. Più tardi ci siamo spostati verso Valbruna o Valsaisera, a circa mezz'ora di distanza, per immergerci in quella che è descritta come una delle valli più incantevoli delle Alpi friulane e non solo. Il percorso previsto era di circa 10 km, ma a dire il vero, le cose non sono andate esattamente come avevo immaginato. Ti racconterò però tutto nel dettaglio nel prossimo video. Se
anche a te piace l'idea di concederti un'ora di relax immerso nella natura, ho inserito nelle note dell'episodio tutti i dettagli per accedere al percorso che ho seguito. Ti suggerisco però di aspettare la primavera avanzata o l'estate, così da evitare di trovare fango soprattutto nella parte iniziale. Un altro consiglio che mi sento di darti è quello di evitare i weekend se possibile. I percorsi semplici come questo tendono infatti ad attirare molte persone. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un like. Ti ringrazio di avermi seguito e ci vediamo nel mio prossimo video in Valbruna fra pochi giorni.